Presidente Simeone, buongiorno. Buongiorno a lei. Torniamo e con piacere, insomma, la riospitiamo Officina Stampa perché ci sono tanti punti che sono stati portati a segno, ma soprattutto c'è molto fermento sotto il profilo della sanità e anche delle svolte tecnologiche. Però partiamo per gradi. È stato raggiunto un importante accordo, un accordo per il mantenimento della Breast Unit di Palazzo Baleani. E ce ne può parlare, insomma, è una struttura d'eccellenza per la lotta al contrasto dei tumori. Sì, è una struttura di eccellenza, è una struttura primaria in questa regione. Rischiava la chiusura perché nell'atto aziendale approvato dell'Umberto I, in qualche modo metteva in discussione la Best Unit, spezzettava il servizio, internalizzava quel servizio all'interno delle mura del policlinico e praticamente si svaniva tutto quello che di buono si fa a Palazzo Baleani. La cosa ottima di Palazzo Baleani è che la signora, la ragazza che nota qualcosa di strano nel suo seno, immediatamente va lì, si prendono cura della persona e l'accompagnano e la seguono in tutto il percorso che deve fare, senza la prenotazione, con accesso diretto e con una tempestività di intervento quasi in tempo reale. Quindi questa è la cosa più bella che possa esistere, che va veramente nella fragilità proprio della persona che nota di avere un qualcosa che non dovrebbe avere nel proprio seno. E allora lì vengono guidati, accettati e gli fanno subito una mammografia, una visita, una cosa, e poi cominciano tutto quanto il percorso se c'è bisogno di seguirla ancora oppure rassicurarla in maniera tale che non c'è nulla. Tutto questo è stato possibile, è stato preso la disponibilità da parte dell'IFO, quindi non solo Palazzo Baleani rimane e dà quel servizio come l'ha dato in questi anni, ma amplia ancora di più l'offerta, perché attraverso l'IFO e quindi Regina Elena, che è il nostro ospedale di riferimento purtroppo per i tumori, e quindi in quel percorso si aggancia il Regina Elena e quindi prende immediatamente in carico la signora subito dopo aver fatto la visita lì a Palazzo Baleani. Beh, un risultato straordinario per questo accordo, perché doveva Risultato veramente chiudere. straordinario che va nella vera efficienza, nella sanità che noi vogliamo oggi, no? Noi vogliamo una sanità che è vicino ai cittadini, che dà risposte immediate ai cittadini e che non provoca disservizi o liste d'attesa che sono una roba proprio da terzo mondo. Beh, in questo caso è il ruolo istituzionale e politico che fa la differenza, E però andiamo avanti. lì ha vinto la squadra perché come commissione ci abbiamo lavorato tanto. Le donne che hanno costituito il comitato d'azione, come dice, poi le donne quando si mettono insieme sono fenomenali e hanno veramente hanno puntato il cuore oltre l'ostacolo e sono riuscite. Quindi c'è stato questo lavoro sinergico che poi alla fine, accompagnato ovviamente anche dai professionisti che stavano lì a Palazzo Baleani, alla fine si è riuscito nell'intento di salvaguardare il servizio, anzi di migliorarlo. E quindi è la cosa migliore che possa capitare, no? Invece, sotto il profilo della campagna contro il bullismo, siete arrivati al secondo appuntamento. Sì, è andato molto bene. Tra l'altro, una settimana prima dell'evento di sabato siamo stati coinvolti in un'altra importante manifestazione sportiva che è il Beppe Viola, dove siamo stati invitati proprio per questo tipo di progetti no bulli, perché anche loro hanno sposato questa campagna contro il bullismo e il cyberbullismo. Quindi siamo felici che questo tipo di iniziativa sta coinvolgendo eventi analoghi, quindi molti si stanno adattando e stanno utilizzando questo nostro logo, diciamo, istituzionale. L'evento è andato molto bene, è stato ovviamente ideato questo No Bully Cup, che ha dato, diciamo, il primo risultato positivo perché oltre 200 bambini sono stati coinvolti in questa iniziativa, nonostante la pioggia
molto forte, diciamo, i bambini si sono divertiti, i genitori hanno partecipato all'evento e le società sportive hanno dato la loro adesione anche pratica e anche agonistica al progetto. C'è, a nostro dire, insomma, di operatori della comunicazione, uno squilibrio tra provincia e capitale. Secondo lei, sotto il profilo dell'offerta sanitaria, rileva, insomma, questo squilibrio? In quali condizioni si trovano gli ospedali della provincia rispetto a Roma? Questo è stato sempre negli anni un nodo che non è mai stato superato, lo squilibrio tra le province e la capitale di Roma. Nella sanità questo si acuisce ancora peggio. Deve sapere che alle ASL vengono attribuite le risorse secondo una quota capitaria, cioè la quota per ogni cittadino che ogni ASL ha. Le quote capitarie delle ASL sono diverse tra le province e Roma Capitale. Per esempio, la mia provincia, la provincia di Latina, percepisce meno, e parliamo di 400-500 euro pro capite, rispetto a un'ASL di Roma. Quindi la provincia di Latina, così come le altre province di Frosinone, Rieti e Viterbo, partono sempre svantaggiate rispetto alla capitale perché hanno una quota capitaria inferiore alle altre, a quelle di Roma, inferiore a quelle di Roma. Quindi questo determina un volume di assegnazione molto più basso e determina anche tutto quanto a ribasso l'offerta sul territorio, perché comunque si dice sempre che senza soldi non si cantano messe, no? Quindi allora è impossibile, è difficile programmare una buona sanità avendo poche risorse economiche. Questo invece a Roma è più grosso e non l'abbiamo mai capito questa cosa, per quale motivo. Eppure è semplice, dico. Eppure sì, è semplice, però non capiamo qual è la ratio, qual è la motivazione. Non posso pensare che ci stanno dei cittadini di serie A e cittadini di serie B. Manco vogliamo scatenare la guerra delle province contro la capitale d'Italia. La capitale d'Italia ha un peso in questa regione, la fa anche, diciamo, importante la presenza di Roma nella nostra regione, però tutto questo non può andare a discapito delle province. Questo è un dato che mi sembra irrinunciabile. Benvenuto al vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, onorevole Pino Cangemi, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Purtroppo torniamo a parlare di un annoso problema, che è quello dei rifiuti sulla Cassia. Sembra quasi un fenomeno inarrestabile. Sì, abbiamo sviluppato adesso un piano di recupero insieme all'ANAS, che è la società che da qualche tempo ne è responsabile sotto il profilo della governance dell'amministrazione, sia per quanto riguarda la sicurezza che per quanto riguarda la viabilità, proprio per tentare di arginare insieme questo fenomeno che è dilagante. Ormai un tratto di strada, ma come ce ne sono altre in tutta la nostra regione, quel tratto di strada è diventato una vera e propria discarica a cielo aperto, quindi parliamo di un tratto di diversi chilometri che arriva appunto con Viterbo, dove praticamente quelle aree sono diventate delle discariche a cielo aperto. Ora con il municipio quindicesimo e con il comune di Formello, che sono poi gli enti territoriali di confine, abbiamo stipulato una sorta di protocollo d'intesa insieme all'ANAS per tentare di fare un lavoro di squadra. Quindi l'ANAS provvederà alla rimozione di tutti quei rifiuti ingombranti, al rifacimento del manto statale, alla messa in sicurezza di quell'arteria, e la regione si impegnerà a mettere un sistema di videosorveglianza per evitare appunto che il fenomeno continui la volta dopo che è stato, cioè il giorno dopo che è stato pulito tutto. Ecco. Quindi questo protocollo più il deterrente, e non solo deterrente, ma strumento utile della videosorveglianza che potrà e permetterà di multare i trasgressori, dovrebbe funzionare, insomma. Come... No, siamo sicuri che funzioni. Proprio perché ci sono esperimenti del genere che hanno portato ottimi risultati, quindi mettere una videosorveglianza per evitare che
si continui a buttare ogni tipo di rifiuto per strada, secondo noi è l'elemento che bloccherà e arginerà questo fenomeno.